È ormai consueto sentire parlare della Calabria ed in particolare della provincia di Reggio solo per fatti legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Ma ci sono delle occasioni speciali in cui la regione punta dello stivale sa far parlare bene di sé e lo sa fare al mondo intero. Le officine Ansaldo Breda, ex Omeca di Reggio Calabria, hanno sfornato infatti il primo dei 30 treni in costruzione che rinnoveranno le linee metropolitane 1 e 2 di Milano in vista di Expo 2015. Sì, perché per chi non lo sapesse, a Reggio Calabria, città dove i treni in uso per il trasporto passeggeri della sua provincia sono tra i più vecchi d'Europa, vengono costruiti i convogli driverless più tecnologicamente avanzati di tutto il mondo. Roma, Madrid, Miami, Copenaghen e quindi Milano sono solo alcune delle metropoli mondiali che vedono sfrecciare sulle proprie rotaie centinaia di treni made in Reggio Calabria. All'interno dello stabilimento di Torrelupo vengono realizzati i vagoni dalla A alla Z. La struttura, la meccanica, gli elementi interni, i sedili, le moquette, la verniciatura degli esterni, insomma, a Reggio entra materia prima ed esce un prodotto finito immediatamente utilizzabile e funzionante. Il primo dei 30 nuovi treni acquistati da ATM per la metropolitana ha lasciato la stazione ferroviaria di Reggio Calabria alla volta di Milano. Il viaggio del mezzo durerà solo qualche giorno. Dopo essere arrivato a destinazione, il convoglio verrà trasferito al deposito di Precotto. In 4 mesi e mezzo si effettueranno tutte le procedure di collaudo e di addestramento del personale. Di questi 30 treni, 20 andranno a coprire la linea 1 rossa, la più anziana e storica della città, altri 10 andranno in funzione sulla linea 2, la linea verde. Lo stabilimento Ansaldo Breda di Reggio Calabria, fratello di quello di Palermo, Napoli e Pistoia, è un assoluto polo di eccellenza internazionale che rende lustro alla città dello Stretto e dei cittadini calabresi tutti. Se solo investissero di più nelle nostre capacità.